Eccoci qua per la terza puntata di Ultima Bracciata, con un mese di ritardo buono perché siamo in estate e come vedrete abbiamo fatto un sacco di cose, un sacco di lavori sul forum e la prima cosa che faccio però ovviamente è quella di introdurre i miei compagni di viaggio anche questa volta. Abbiamo qui con noi il nostro amministratore Matteo, anche icona sul forum, Ciao, ciao a tutti. Ciao Mauro, BR. a tutti e bentrovati. E Fabrizio Fogliani, che ormai è diventato un ospite fisso qui con noi. Bentrovati ragazzi. È una voce che ormai avete sentito spesso anche sul podcast che hanno registrato proprio Mauro e il Fogliani riguardo al nuoto del salvamento. Allora, avete potuto osservare sul nostro sito corsia4.eu tutte queste grandi novità e ci hanno richiesto un po' di lavoro, in particolare al nostro amministratore Matteo che ha speso tantissime ore. Speriamo vi piaccia e se non l'avete ancora visto andate a dare un'occhiata perché a noi piace moltissimo e speriamo ne sia valsa la pena. Giusto un paio d'ore. Sì, proprio duro di lavoro. E infatti, Matteo, io e te non abbiamo seguito molto gli ultimi avvenimenti natatori e ci ancoreremo alle nostre due spalle qui che Mauro e Fabrizio sappiamo che sono preparati su tutto. Io non ho fatto i compiti, eh. Allora, prima di cominciare a parlare di quello che è successo nell'ultimo mese, vi ripeto quelli che sono i nostri contatti. Allora, ovviamente ci potete trovare sul nostro sito che è www.corsia4.eu, su Twitter ci trovate a @corsia4eu, su Facebook cercando ovviamente Corsia4 e anche su Google Plus. E poi se volete scriverci potete scrivere a redazione @corsia4.eu. Sì, anche se avete suggerimenti, se volete che si parli di qualche cosa, scrivete. Perfetto, poi Matteo, forse volevi salutare qualcuno prima di Sì, iniziare? volevo salutare un lieto ritorno di un moderatore che ha avuto problemi di malattia, che è Fabio, che è stato assente per parecchi mesi e finalmente è tornato tra noi. Invece vorrei fare un grande in bocca al lupo al nostro Manuel, uno dei redattori. Colui che scriveva tutti i grandi reportage dall'estero, che invece ha avuto un incidente in moto e purtroppo per qualche tempo dovrà assentarsi, anche se so che ci segue e ci ascolta sempre. Io ho dell'acqua di Lourdes, se a qualcuno serve. Sì, veramente siamo veramente messi male come forum qua, ultimamente. Va bene, come dicevamo, ormai è passato parecchio dall'ultima puntata, quindi di argomenti da trattare ce ne sono tanti. Ovviamente parleremo poi degli europei che si avvicinano sempre di più, sono ormai diciamo dietro l'angolo. Ma partiamo da quello che è successo più di un mese fa, quasi un mese fa. Ah no, scusate, ho sbagliato. Ovviamente la redazione aveva cambiato organizzazione. Parliamo di Glasgow, cioè dei Commonwealth Games che sono avvenuti e sono chiusi il 30 luglio. I Commonwealth Games che hanno visto sostanzialmente trionfare nel medagliere generale l'Australia nei confronti della Gran Bretagna, che però si può dire che in qualche modo è diventata una grande potenza del mondo del nuoto. Mauro, cosa ci dici? Eh beh sì, diciamo che in questa competizione che si è svolta verso alla fine di luglio, quindi un paio di settimane fa, come dicevi tu, si sono scontrati i due squadroni che sono rimasti un po' delusi dalle ultime appuntamenti mondiali, alle Olimpiadi e agli ultimi campionati del mondo, non hanno raccolto i risultati sperati, i risultati che la preparazione lasciava presagire. Ricordiamo ad esempio i grossi fallimenti della staffetta australiana alle Olimpiadi di Londra e dei 100 stile libero stessi. E per la Gran Bretagna, insomma, il magro bottino raccolto alle Olimpiadi di casa. Quindi diciamo che questa è una manifestazione che per loro ha un grosso risvolto, anche se non è una manifestazione globale, e è un'importanza così elevata da fare sì che i paesi britannici snobbino gli europei spesso quando questi sono concomitanti con questa manifestazione a livello planetario. Diciamo che tendono a fare risultato soprattutto in quella gara. Speriamo per noi che in futuro continui così. Si autoescludono dalle manifestazioni più importanti, mondiali e Olimpiadi comprese, pur di primeggiare. No, beh, dai, alle Olimpiadi Sto no, però scherzando, sto scherzando.
europei, è una manifestazione che sicuramente viene posta in secondo piano rispetto a questa, ma questo da sempre. E l'altra grossa caratteristica è che, come essendo i giochi del Commonwealth, i paesi britannici della Gran Bretagna gareggiano divisi come nel calcio, quindi la rappresentativa di Galles, Scozia, Irlanda del Nord, e Irlanda del Nord credo che gareggi con l'Inghilterra. Però Galles, comunque, infatti quest'anno era organizzato a Glasgow ed era la Scozia ad organizzare la manifestazione. Scozia e Galles gareggiano separati e questo da sempre accade. E grosso risultato, diciamo, che abbiamo da riscontrare è il record mondiale stabilito dall'Australia nella staffetta femminile, che con 3:30:98 va a sfiorare il muro dei 3 minuti e 30 secondi con un parziale intorno ai 52:08 ad atleta. Quindi le due sorelle Campbell, la McKeown e la O'Connor, vanno a stabilire questo stratosferico record battendo nettamente tutta la concorrenza. Diciamo che è un po' una presentazione di quello che saranno i Panpacifici. L'Australia si è presentata alla grandissima, vedremo. Il Giappone lo sappiamo già, gli Stati Uniti si stanno preparando in questo momento. Sì, tra l'altro con non buonissimi risultati. Per il momento no, sono abbastanza impressionanti, poi magari ne accenniamo un attimo. Però, tornando a bomba sui Commonwealth Games. Guardate che gli Stati Uniti non stanno in scaletta, non sfogliamo per favore. No, dai, atteniamoci strettamente. Ma ragazzi, ma Phelps che esce dai 100 stile, bisogna dire due parole, dai. Magari più tardi ci ritorniamo, dai. Per quanto riguarda i Commonwealth Games, diciamo che la rana inglese sta venendo fuori prepotentemente. Abbiamo questo ragazzo di 19 anni, Piti, che ha stabilito il record europeo dei 50 rana, arrivando secondo dietro a Vandenburg in 26:78, e poi è sceso sotto i 59 nei 100 rana, 58:94, vincendo appunto la medaglia d'oro. Sì, ma poi con una continuità, perché ha fatto anche 59:14 in qualificazione, quindi proprio ormai ce l'ha nelle braccia automatico il 59 netto, insomma. Diciamo che si può anche comprendere come Fabio Scozzoli abbia in ogni caso rinunciato ai campionati europei, ma magari ne parliamo dopo parlando degli assoluti. Sì. Altre cose da dire, diciamo che c'è anche la velocità si muove. In Inghilterra abbiamo il rientro della Francesca Alsall, che stabilisce con 23:96 il record mondiale in tessuto. La seconda a scendere sotto i 24 in tessuto nei 50 stile libero, e la Miley un gradito ritorno nei 4 misti con 4:31. Quindi abbiamo, diciamo, in Inghilterra si è mossa un po' si sono mosse un po' le acque. La stessa Adlington, che è entrata nello staff tecnico, mostrava molto soddisfatta di questi risultati. Se posso, no, vi interrompo un attimo, ma possiamo dire che forse gli inglesi stanno raccogliendo quanto hanno seminato precedentemente a Londra, forse con un pochino di ritardo, come dire, se vogliamo, rispetto ovviamente alle Olimpiadi stesse, però sta venendo fuori questo sforzo che c'è stato organizzativo, di recupero di tutto un movimento su cui si è voluto investire tanto sui giovani. No? Sì, penso che sia... che sia una possibilità. Sicuramente a Londra hanno toppato abbastanza dal punto di vista dei risultati rispetto soprattutto a quello che avevano sperato. Sì, può essere che adesso stiano raccogliendo parecchio del lavoro fatto, anche perché sicuramente le nuove leve avevano seguito gli allenamenti di chi in teoria avrebbe dovuto sfondare già alle Olimpiadi. Quindi un Piti che a 19 anni ne aveva 17 sicuramente potrebbe aver sfruttato la scia di quello che doveva essere il lavoro svolto per le Olimpiadi. Sì,
può essere. Sì, ma non solo un lavoro, io adesso non conosco nel dettaglio quanto hanno fatto per le Olimpiadi, però immagino anche a livello infrastrutturale si sia investito molto, cioè proprio a livello di movimento in assoluto, quindi infrastrutture, squadre. Sì, tecnici. Sì, esatto, stanno sfruttando l'onda lunga. Ecco, esatto, diciamo, è chiaro che tutto questo si allunga poi. A proposito, visto che siamo anche in vena di pubblicità, diciamo, turistiche, io invito, se andate a Londra, io l'ho fatto, di andare a fare due bracciate all'Olympic Center. Nella zona olimpica di Londra, nella piscina, è bellissima, non costa niente, praticamente 2 euro, 3 euro, si entra, si fa il bagno, non c'è nessuno, perché essendo un po' fuori non ci va nessuno, quindi andateci, molto bello. Scusate Mauro, ovviamente ti interrompo continuamente. No, beh, non c'è problema. Anche per l'Australia diciamo che comincia a vedere il lavoro del nuovo CT olandese in carica da questa stagione. Mauro, pronuncialo! No, non mi pronuncio. Già faccio fatica con l'inglese, figuratevi con l'olandese. Lascio a voi che siete più teutonici queste capacità di pronuncia dei cognomi nordici. Filippo? Io devo intervenire? Sì. Il nuovo allora, secondo il nostro mitico sito che si chiama, ripeto, forvo.it, lo trovate, sarebbe Furhuren. Ecco. Ok, lasciamolo al nostro sito e andiamo avanti. Io lo chiamo Verairen, è la pronuncia che io so fare. Comunque, non credo che sia tutto marino nel suo sacco, però insomma, cominciano a vedersi i frutti del lavoro del nuovo CT, e ovviamente tutti i tecnici australiani devono far fronte a un periodo di magra, seguito ai successi degli ultimi anni 90 e dei primi anni 2000. Ma comunque sono stati dei giochi del Commonwealth divertenti, appassionanti, pieni di risultati interessanti e di prospetti futuri. La Connor, ce ne sono le due sorelle Campbell hanno sicuramente ormai raggiunto un livello assoluto internazionale, qua, sui 100 stile libero non si sa più quale delle due sarà quella da battere, e poi insomma credo che siano proprio stati dei bei giochi del Commonwealth, forse molto meglio delle gare successive di cui parleremo dopo e degli stessi trials americani che stiamo assistendo adesso, forse a parte proprio la mattinata odierna con i 100 delfino batteria, che è stata una bella tonnara. Sì, si sono testati per vedere se c'è del materiale umano per il futuro, e direi che hanno trovato delle ottime risposte, esatto, soprattutto secondo me la Gran Bretagna, perché l'Australia il suo potenziale è conosciuto, poi è chiaro che nelle ultime stagioni forse non ha espresso i massimi risultati, però sì, diciamo che l'Australia ha puntato molto sulla coesione di squadra, no? Hanno fatto dei collegiali o delle gare a livello di nazionale, cosa che non si faceva prima, proprio per cercare di riunire la squadra, che sembra che si fosse un po' sfasciata all'interno dello spogliatoio, quasi come fosse il calcio, dove lo spogliatoio conta quasi più di quello che succede in campo. Ecco, un po' sembra fosse successo anche in Australia con il nuoto, e per ovviare a questo hanno puntato moltissimo sulla coesione di squadra, su fare manifestazioni tutti insieme, e sembra che comunque qualche frutto evidentemente si sta raccogliendo. Le famose gare a squadre in cui hanno diviso la nazionale in due o tre appuntamenti per farli scontrare fra di loro, probabilmente ha creato coesione e ha spronato i ragazzi. Esatto. Beh, volevo ringraziare intanto Nuoto Fan, che il nostro utente del forum, molto attivo nel seguire queste manifestazioni internazionali, e anche diciamo molto, molto capace di stare sveglio di notte, per il caso del Commonwealth Games non è servito, ma spesso lo fa. Ha detto che stanotte ha rinunciato, perché tanto i campionati di Irvine sono un po' sottotono, allora stanotte ha rinunciato, ha guardato solo i risultati. Ha vinto i campionati europei di sveglia notturna. Sì, esatto. Però è molto preciso nei suoi report e nelle sue analisi anche di alcune situazioni, e spesso ci azzecca, ecco, nelle previsioni dei risultati, seguendo un po' gli atleti in giro per il mondo durante l'anno.
Ecco, io e poi un gran conoscitore di Bowman, quindi bisogna sempre stare attento a quello che dice. Ecco, io direi che per i giochi del Commonwealth possiamo fermarci qui e passare un po' passiamo agli Euro Junior, direi, una manifestazione precedente che ci riguarda abbastanza da vicino. Sì, soprattutto abbiamo avuto dei risultati veramente notevoli anche per noi italiani. E ovviamente mi riferisco a Sabbioni e Quadarella su tutti. Matteo, non so. Ma sì, diciamo che la nazionale italiana juniores ci ha sempre abituati a degli ottimi risultati e quest'anno non è stato certo da meno. Anzi, oserei dire che tutto sommato è stato un anno di quelli da bottino ampiamente pieno, anche se il record di 30 medaglie non è stato assolutamente avvicinato, però è stato un campionato europeo juniores veramente positivo. Sì, ci sono questi buoni piazzamenti. Diciamo che da segnalare un po' è come se fosse caduta l'onda lunga ancora di Sydney, delle Olimpiadi di Sydney, quando Fioravanti e Rummolo avevano furoreggiato nella rana, e la rana maschile ha un po' ceduto il passo. Ecco, forse è l'unica nota un po' negativa. Per il resto, Euro Junior veramente positivi, e sono molto contento per il nostro amico Walter Bolognani, che salutiamo, purtroppo oggi non può essere qui con noi. Sì, ecco, non è che c'è molto da aggiungere, se non per il fatto che il bottino degli Euro Junior è abbastanza cospicuo, con i nostri 3 titoli e le nostre 15 medaglie, facciamo la nostra bella figura nel medagliere, e ci sono delle prestazioni di livello veramente assoluto, appunto come diceva Filippo, abbiamo un Sabbioni che oramai è junior per modo di dire. Solo di fatto, ma è a livello competitivo con i migliori dei nostri assoluti, e solo il fatto che lui andrà a Nanchino lo esime dal fatto di partecipare ai campionati europei, dove avrebbe potuto comunque ben figurare e addirittura avrebbe potuto prepararli. Io vorrei segnalare quello che diceva un utente sul forum, si chiama Pot, che ha detto che evidentemente conosce bene Sabbioni, che agli ultimi italiani giovanili ha nuotato 54,5 sui 100 dorso, dicendo che è praticamente la settima volta che va sotto il 55 quest'anno, e lo fa veramente con una continuità. Guarda, veramente notevole. Sabbioni, solo per un fattore di vicinato, tutto sommato lo seguo sufficientemente. Posso dirti che è sempre stato molto costante, con qualche picco chiaramente in occasione degli Euro piuttosto che ai campionati italiani, che anche non aveva bisogno di necessità, soprattutto in funzione dei prossimi impegni qui tra 15-20 giorni, di essere a puntino. È sempre stato molto veloce, quest'anno non ha mai avuto dei problemi, la continuità con cui ha sfoderato i 100, anche se i record li ha fatti tutti nel magari sui 50, perché lì chiaramente magari potrebbe sembrare più occasionale, però è tanto facile quanto difficile fare un 50, lo sappiamo perfettamente. Il 100 gli è sempre venuto con una costanza, una regolarità che è impressionante, nel senso che ha trovato un equilibrio, una sicurezza che lo riesce a gestire in modo assoluto. Poi, come dici tu, è molto, come dire, si può essere veloci per sempre, però probabilmente ha trovato un equilibrio suo, e anche Corsetti, il suo allenatore, avrà i suoi meriti, ecco. Guarda, un'altra ragazza che secondo me veramente impressionato è la Simona Quadarella, che è arrivata, ma diciamo non da favorita, però zitta zitta aveva qualche possibilità e ha sfoderato delle gare veramente
veramente maiuscole, perché non tanto i 800, secondo me, dove l'8,40 è una buona prestazione, ma soprattutto i 1500, soprattutto per il fatto che poi li ha migliorati successivamente. E qui poi aprirò un capitolo che secondo me merita di essere sviscerato, che svisceriamo ogni anno, ma continuiamo sempre a non comprendere come mai questo avvenga. Ha migliorato agli assoluti il tempo appunto degli Euro Junior di ben 3 secondi. Ma vai Mauro, non bloccati, dicevi sviscera tutto. Questa cosa particolare mi sfugge, cioè qual è il motivo per cui questi ragazzi, e non solo lei, perché adesso porterò altri esempi, arrivano agli Euro Junior, è la manifestazione, dovrebbe essere la manifestazione più importante a livello giovanile per quell'anno, e invece i loro tempi vengono sistematicamente, ma non dico per la totalità dei tempi conseguiti, ma metà, se non di più, vengono migliorati o agli assoluti in questo caso, oppure ai giovanili successivi, che di solito sono dopo 2-3 settimane, perché abbiamo questa grande manifestazione, che sono gli europei, vengono seguiti poi dai campionati italiani. Questa è una cosa particolare, stranissima, che non riusciamo, probabilmente riusciamo a fare soltanto noi, credo. E quindi abbiamo, non so, una Rachele Ceracchi, che è bronzo nei 100 stile libero con 56,1, poi va agli assoluti, quindi neanche la sua gara top, una settimana, due settimane dopo, tre settimane dopo, e migliora di mezzo secondo. Cioè, questo è veramente incomprensibile. Forse sono, spero che siano ancora giovani e ancora abbiano da fare esperienza, e la pressione tipo agli assoluti per la Ceracchi non era sicuramente la stessa che agli Euro Junior, perché non ci si aspettava chissà che cosa, e probabilmente lo scarico ha mantenuto alta la capacità competitiva, e quindi è riuscita. Esempi, poi un altro esempio, la Cusinato, che migliora di 2 secondi il tempo di Euro Junior agli assoluti, e Berlincioni, che migliora di più di mezzo secondo il tempo dei 100 farfalla, con cui è arrivato quinto, e quindi sarebbe stato medaglia agli Euro Junior. Cioè è più importante una medaglia agli assoluti, un tempo agli assoluti, una qualifica agli assoluti, o è più importante prendono la medaglia agli Euro Junior? Però Mauro, con tutto il rispetto, col senno di poi, no? Col senno di poi è un po' più facile, nel senso, io penso che un atleta di livello che sa già all'inizio della stagione qual è l'obiettivo stagionale, no? Punta a vincere gli europei, o comunque a fare i risultati agli europei. Un atleta di quell'età lì non sai bene cosa miri all'inizio della stagione, insomma, non stiamo parlando di Paltrinieri o di chi per lui, ma di un atleta che comunque probabilmente ha degli obiettivi diversi. Forse è difficile anche per quello immaginare, magari a inizio stagione, che l'appuntamento top stagionale dovranno essere gli Euro Junior piuttosto che non invece gli assoluti. Ma io non sono d'accordo su questo, nel senso che tu puoi puntare, sono molto distanti come manifestazione, cioè sono 3-4 settimane, quindi tu sai quando vuoi preparare l'atleta. Allora, l'atleta è preparato per quella gara o viene preparato per una gara successiva? Che tu ritieni più importante? Cioè, a questo punto, è più importante fare bene in Italia i giovanili, o è più importante che loro vadano all'estero? Poi va bene, cioè, non è che il quinto posto agli Euro Junior si butta via perché e poi vai agli italiani e vinci e non va bene, era meglio se arrivavi prima agli Euro Junior. Non è questa la questione. La questione è che, secondo me, si sceglie di preparare la gara degli italiani perché la gara degli italiani viene ritenuta in Italia più importante. Gli Euro Junior sì, sono importanti, ma è meglio far bene gli italiani qui, far vedere che andiamo forte qui in Italia. Questo, visto che sono giovani, potrebbe anche essere giusto come ragionamento, però siamo sempre lì. È meglio andare a far vedere quanto siamo bravi nel nostro orticello, o fare vedere quanto siamo bravi in un prato più vasto? Non lo so. No, beh, qui comunque sicuramente hai ragione, e ci colleghiamo anche al classico argomento sulle prestazioni. Secondo me è un po' tutto un argomento unico con le super prestazioni giovanili che caratterizzano in particolare, secondo me, il nuoto italiano. C'è un'over importanza attribuita un po' a questi risultati, e
probabilmente ha in un certo senso rischia quasi di rendere troppo competitivo a livello giovanile il nuoto italiano, piuttosto che non invece confrontarsi con il resto diciamo del continente almeno. E questo è il problema più generale, se ne è discusso anche tanto sul forum, addirittura abbiamo anche raccolto tutta una serie di topic in cui abbiamo parlato di questo argomento, no? Quanto spesso siano spremuti i ragazzi e ottengano dei risultati difficili. È un argomento, capisco che non è proprio lo stesso di quello di cui stavi parlando tu, però secondo me non c'è un equilibrio. Ecco, manca un equilibrio nell'idea di come devono crescere i giovani talenti, i giovani nuotatori in generale, anche se non sono talenti. Forse questo equilibrio sta migliorando rispetto a qualche anno fa, almeno io ho questa percezione, ma ancora non è sicuramente stato raggiunto. Non so cosa ne pensate voi. Se guardi, c'era proprio una statistica banale, vaga sul forum, di risultati anche ancora tornando indietro addirittura a livello esordienti, e qua magari Fabrizio ci può aiutare di più visto quanto segue anche l'ex Molveno, ora Rovereto, eccetera, e dei ragazzi che hanno i record in queste manifestazioni, ormai non c'è assolutamente nessuno o praticamente nessuno che va avanti oltre la categoria ragazzi, soprattutto mantenendo il livello prestazionale che aveva da esordiente, e così anche moltissimi ragazzi della categoria ragazzi appunto hanno questo tipologia di problemi, spesso si perdono a livello di junior o di cadetti, tant'è vero che Mirko Nozzolillo, che vorrei salutare, ha scritto sul forum appunto che il grosso dei problemi è lo scontro alla fine della categoria junior, addirittura alla fine della categoria cadetti, perché ci si scontra in Italia con la mancanza di spazi, la mancanza di sponsorizzazioni, la mancanza di tutta una serie di cose che permettono agli atleti di andare avanti. Tant'è vero che lo stesso Federico Scienzi, l'ultima puntata, aveva fatto i complimenti ad Elisa Celli, che malgrado non sia in ambienti di centri sportivi militari, riesce comunque a mantenere, è riuscita a portare avanti la sua passione e adesso a tornare su livelli veramente eccellenti e andare ai campionati europei di Berlino. E non so, Fabrizio, tu che segui di più, anche ancora più di noi, il livello veramente giovane, anche gli esordienti, cosa dici? L'ambiente dei giovani praticamente è come avere sempre in mano una bomba senza la sicurezza, nel senso che ci sono allenatori che chiaramente puntano già col piccolo a avere il talentino tascabile, riescono a convincere i genitori e tutti quanti credono di avere in tasca il rosolino o la Pellegrini della situazione. Sono dei fanatici, ma nel vero senso della parola, e perdono anche il senso. Oggi mi facevano appunto notare dalla tribuna, mi stavano mandando dei messaggi dicendo: guarda, ho visto una persona, ma che cosa c'è da fare? Per conto mio, un esordiente dovrebbe rimanere un esordiente e non andare a fare categoria. Avrà tutto il tempo per andare a nuotare senza dover per forza iniziare subito. Questo ci sta assolutamente. Il problema è che dopo, poi andando avanti, non so, lì la ragione dicendo che ci sono problemi di spazi, eccetera, eccetera, però partendo un attimino prima e tornando indietro agli Euro Junior, il discorso che facevi tu è perfettamente giusto, quello che si preferisce fare bella figura senza la riuscita a gestire, invece andando fuori, essendo a puntino per un campionato europeo, potresti fare bella figura, oppure fai la figura del Pellegrino, e probabilmente è uguale, nel senso che se fai 4 secondi più, 4 secondi meno, non vai a podio, probabilmente non se ne accorgerà mai nessuno. Se invece sei in Italia, quindi in un ranking nazionale, il fatto di fare 4 secondi più, 4 secondi meno, ti fa la differenza dal giorno alla notte. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, tornando al discorso sempre prima, riallacciandoci all'Euro Junior, resto dell'idea che spesso quando l'errore sta sulla settimana, due settimane al massimo, per conto mio è solo perché, essendo ancora giovani, è stato calibrato male il picco. Questo nel caso avessero puntato al campionato e l'hanno sbagliato di pochi giorni.
Se invece tu vai a programmare qualche cosa che è avanti 3-4 settimane, non c'entra niente, è proprio una scelta. La scelta è che però chiaramente va a tutto vantaggio di quello che potrebbe essere l'immagine dell'allenatore, non sicuramente quello dell'atleta, perché finché si parla di giovani e non di assoluti, stiamo parlando di gente che tutto sommato fa il nome, la fortuna della squadra e del tecnico. Dal mio punto di vista, resto sempre dell'idea che alla fine è un talento da plasmare, e in quanto talento da plasmare, puoi avere fretta o non avere fretta, dipende da te. Mettere il motore di una Ferrari in una 500 non è un problema, il problema è che probabilmente i freni e la frizione prima o poi ci molleranno, o la testa, dipende sempre che cosa, qual è il punto debole della meccanica. E dopo poi diventa secondario tutto quanto. Sicuramente il movimento esordienti è molto. È sempre molto, come dire, è numeroso, i numeri ci sono in modo importante. Il problema è che i genitori credono, tornando al discorso di prima, di avere in mano un fenomeno, però poi sono loro quelli che per primi non hanno voglia di impegnarsi negli spostamenti. Facciamo poche gare, che storie, perché non andiamo mai in giro? Poi dopo, quando ci sono le gare, oh, però siamo dovuti stare tutto un pomeriggio dentro una piscina. Quindi c'è sempre qualche cosa che non funziona, ma il problema è la base, non è tanto il problema dell'atleta. L'atleta probabilmente tutelato in un modo adeguato riesce ad arrivare tranquillamente a fare un'attività assoluta perché si è appassionato. Se invece tu l'hai stancato, l'hai pressato, è praticamente Anche qualche falsa speranza, o a parte il falso difficile speranza, speranza, ecco, diciamo più che falsa. e ci siamo, nel senso che la scrematura molto grossa nei piccolini viene quasi automatica. Il problema è che ci sono in tanti che potrebbero essere, c'è il talento e su cui magari puoi più o meno spingere, quello dotato che puoi più o meno avere pazienza e quello che invece va a nuotare perché gli fa bene. E questo ha tutte le ragioni del mondo, perché noi altri il movimento è basato anche su quelli che prima o poi con la costanza potranno anche avere delle soddisfazioni, non saranno il numero uno, però probabilmente riescono a togliersi le loro soddisfazioni. Da quando però si arriva e si riesce a scremare il talento, dopo la gestione del talento non è così scontata, non è assolutamente scontata. C'è il rischio la parola sbagliata sarebbe abuso, ma nel senso che è l'iper considerazione, l'iperattività che viene svolta, la troppa attenzione che gli viene rivolta, e questo è sbagliato. Sì, sicuramente quello che dici è giusto. Io poi ho un'altra, diciamo, una considerazione ancora più generale. A me sembra sempre che purtroppo un po' il nuoto ce l'ha insito, no, questa corsa al risultato, perché facendo un confronto con qualunque sport di squadra, o comunque non solo con lo sport di squadra, però il nuoto è uno sport che ti mette di fronte a un risultato che è un tempo cronometrico. Quindi qualunque tempo tu faccia, tu puoi andare nel tuo ranking stagionale e tu vedi sei il numero 1243 dell'emisfero nord. Cioè, questo è il problema, secondo me, del nuoto, ed è un problema comunque molto difficile da superare. Perché questo vale per l'atleta che guarderà questo risultato, vale per l'allenatore che guarderà questo risultato, e probabilmente non soltanto l'allenatore, ma l'allenatore è spinto dalla società e è spinto dalla federazione, che alla fine apprezza il risultato e apprezza che sei il numero 1133 piuttosto che il 1134, e ovviamente è apprezzato dal genitore. E questo rompe un po' questo meccanismo. È difficile perché devi lavorare sulle società, le società devono lavorare con i genitori, che a loro volta poi dovranno lavorare con i ragazzini, perché naturalmente l'uomo, in quanto essere umano, è portato a cercare di primeggiare, e quando primeggiare non diventa battere nella partitella di basket il mio vicino di casa, ma diventa andare su internet e vedere di essere un punto davanti rispetto a qualcun altro, è un po' un meccanismo, purtroppo, secondo me, che si autoalimenta, ecco. Va bene, allora, chiudiamo questo argomento e proseguiamo invece con il passaggio successivo. E abbiamo il cosiddetto, ma l'abbiamo chiamato così, giro del web. Oggi vediamo, Mauro ci presenta qualcosa che è andato a cercare in giro per il web, una cosa molto interessante. Allora, girellando così per curiosità, tra le altre cose ho trovato intanto
Mauro, girellando, tu sei andato a Berlino, ci hai raccontato Berlino e girelli. Io sono andato a Berlino in vacanza, prego, grazie ai soldi che il forum generosamente mi ha elargito per andare in vacanza a Berlino e fare poi i reportage che troverete nei prossimi giorni sulla home page del forum. Grazie quindi al forum per i soldi che mi ha dato, grazie Matteo. Tanti, tantissimi soldi. Tantissimi soldi che mi hanno dato, vabbè. Quindi dopo aver avuto quindi la rubrica personale, i soldi per viaggiare, sono andato a girellare un po' in giro anche per il web e ho trovato queste belle notizie. Allora, innanzitutto, la curiosità che la OSU ha chiesto durante, mi sembra, gli Hungarian Open di gareggiare con gli uomini, possibilità ovviamente negata miseramente dagli organizzatori, perché non si può gareggiare in batterie miste, quindi possibilità sfumata per la OSU di gareggiare con i suoi bei simpatici e avvenenti compagni. Quindi in compenso ha fatto qualcos'altro. Ha gareggiato in tutte le gare. Esatto, in compenso si è sciroppata 9 gare agli Hungarian Open. Vabbè, purtroppo ha dovuto gareggiare in compagnia delle donzelle. Passiamo invece a notizie un po' più serie. Hanno lasciato l'attività agonistica un paio di personaggi abbastanza considerevoli, tra cui parliamo appunto di Camille Muffat, l'ex campionessa olimpica dei 400 stile libero, e Eamon Sullivan, l'argento olimpico del 2008. E hanno lasciato l'attività agonistica per due motivi differenti. La Muffat per un diverbio pare col suo allenatore, mentre invece Eamon Sullivan per i problemi fisici che l'hanno attanagliato ormai da diverso tempo e che l'hanno portato a questo ritiro. Anche in patria abbiamo il nostro ritiro eccellente, e quindi dobbiamo citare l'abbandono dell'attività agonistica di Nicolò Beni, uno dei nostri utenti storici del forum, che abbiamo, penso, il piacere di poter salutare con noi. Direi di sì. Ciao ragazzi, eccomi, ci sono. Eccolo, prima sorpresa della serata, ecco Nicolò Beni. Buonasera a tutti. Ecco il toscano che entra in radio. Ciao Nico. Ciao ragazzi. Beh, insomma, com'è sentirsi lontano dalle piscine? Dai, non mi manca, perché comunque, come perché ti torni bene, sempre. Bravo. Sì, ci sono sempre. A nuotare un po' meno, però per altre cose ci passo sempre per le piscine. Bazzio sempre da quelle parti. Sì, per tanti motivi hai messo diverse attività che riguardano il mondo del nuoto, no? Sì, beh, ormai è storica, e l'altra invece è un'iniziativa nata da poco. Il campus è nato proprio da pochissimo. Quest'anno un'idea mia è di Mirko di iniziare a fare qualcosa di bello insieme ai ragazzi, è sempre ragazzini, quindi diciamo di fare qualche cosa per fargli imparare i trucchi del mestiere, dai, diciamo in questo modo. Senti Nicolò, come mai è maturata questa decisione di abbandonare, e parlaci un po' anche di questa attività che hai messo in piedi con Mirko, che io ho scoperto girellando su internet, come dico io. Il giro del web. Esatto. No, niente, quest'anno diciamo con un po' di acciacchi che avevo per la schiena, perché comunque Delfino porta a logorarsi molto, la testa poi non era più quella di sempre, quindi ho detto meglio finire in bellezza che invece di portarmi avanti senza casomai non arrivare a un, cioè più che altro senza avere un obiettivo alla fine finale. Quindi ho deciso, preferivo di finire così, che tanto comunque il mondo del nuoto rimarrà sempre dentro di me, e comunque anche per quello che ho sono sempre, diciamo, lì dentro le piscine, a girovagare dentro tra il cloro, dai. E poi niente, poi il discorso del campus, dei nostri camp, il NESC, che è il nostro estremo swing camp,
Un'idea che avevamo già avuto da qualche anno io e Mirko, però alla fine non avevamo mai realizzato, diciamo, il tutto. E quest'inverno avevamo detto, no, quest'anno vogliamo iniziare e vediamo come potrebbe, diciamo, come poteva andare. Come prima risposta è stata davvero, non ci si aspettava nemmeno noi. Abbiamo avuto più di 35 ragazzi alla prima settimana che faremo. Poi abbiamo un'altra settimana giù al sud, a Catanzaro. Dopodiché ci hanno chiamato un altro, diciamo, un altro impianto, sempre al sud, in Puglia. E adesso stiamo, diciamo, buttando giù gli ultimi particolari. Poi scoprirete tutte le novità. E quello lì sarà la prima tappa anche per i master. Quindi Quindi camp anche per gli anzianotti come me. camp per gli anzianotti, sì, camp per gli anzianotti, però sai, siccome c'è subito la prima richiesta è stata davvero dei master, però diciamo il nostro target che volevamo subito fare, diciamo, capire era per i ragazzi, non tanto per gli anzianotti, però siccome c'è stata davvero tantissima richiesta abbiamo detto vabbè, apriamolo anche ai master. Mi sembra perfetto. Non in concomitanza perché sennò sarebbe un guaio, Eh no, perché non certo. vogliamo mischiare le cose. Però comunque era giusto comunque iniziare anche con, diciamo, il settore master o qualcosa di interessante. Sicuramente, e poi diciamo che poi c'è sempre la tua altra attività, che è questo sito Nuoto Extremo, in Cosa cui estremo, sì. sostanzialmente ti dedichi poi a fare diciamo, a produrre. Sì, Del materiale relativo poi al mondo del nuoto, no? era Nuoto Extremo, un negozio di nuoto specializzato proprio nel settore acquatico, soprattutto nel nuoto, pallanuoto, poi comunque ci sono le varie diramazioni di tutto lo sport acquatico. Ed ecco che Nuoto Extremo è anche lo sponsor del nostro classico ormai Fantanuoto che facciamo tutti gli Come anni. poteva non essere, no? Come poteva non essere, cioè, se no davvero, bisogna accontentarli sempre questi nuotatori, no? Quindi era giusto che lo sponsor dovesse essere Nuoto Extremo. Quindi ti ringraziamo e cogliamo anche l'occasione per insomma, invitare tutti gli ascoltatori a iscriversi, a partecipare sempre numerosi, anche perché appunto ci sono dei premi che sono stati gentilmente offerti da te, quindi da Nuoto Extremo, appunto, per chi insomma, riuscirà a primeggiare anche nelle previsioni riguardo agli europei. Chiaramente, stiamo parlando Non di questo. mancate, non mancate, è difficile. Bravi, bravi, non bisogna mancare, cioè questa è l'occasione davvero unica, eh? Alla fine è tutto gratis, dai, diciamo così, almeno li invogliamo ancora di più. Sì, è tutto Però gratis, è solo un po' di fatica scrivere un po' di nomi, di tempi, controllare un po' di statistiche. vabbè, e quello è il È gioco, perché divertente, sennò no? è quello, infatti, è il divertimento. Quindi, in fondo, se va tutto va bene, c'è anche un premio, quindi meglio di così non si può. Esatto, Quindi mi poi si raccomando, conosce anche iscrivetevi, qualcuno. iscrivetevi. Sì. Esatto. Farò passaparola a tutti quanti. Va bene, dai. Intanto, non so, Nicolò, spero che ti troviamo anche dopo la pausa. Noi andiamo un attimo in pausa perché ci riposiamo, visto che abbiamo parlato già direi abbastanza, abbiamo affrontato un sacco di argomenti. Quindi, ai nostri ascoltatori, a tra pochissimo, un pochino di musica e tra poco siamo di nuovo con voi. With your wings.
my palm. Well, I'm shaking in my boots for you. To the punch drunk kid with all of her smart lips. Rieccoci, siamo rientrati adesso e nel frattempo di questa pausa musicale è anche arrivato, finalmente ci ha raggiunto un nostro grande amico che sta finalmente diventando anche lui un ospite fisso, e qui con noi Scienzi. Ciao Federico. Ciao, ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ecco, Nicco invece si è fermato e quindi siamo veramente tutti insieme e possiamo finalmente cominciare a parlare degli assoluti che si sono svolti pochissimi giorni fa. Non prima però di fermarci per la nostra pausa limoncello, che almeno per me esiste, ma Mauro forse invece si è bloccato. Cosa è successo? No, mi dispiace, niente limoncello per me, io sono in pausa alcol fino alla fine di agosto, ho fatto una promessa e quindi niente bevuta, già, è una bevuta settimanale, questa settimana l'ho già fatta e quindi per me niente limoncello. Te la sei giocata? Me la sono giocata ieri, sì. In compenso ho preparato gli articoli sugli europei di Berlino, che usciranno nei prossimi giorni, quindi ho fatto i compiti e troverete qualche simpatico consiglio per andare a vedere la città di Berlino se proprio non volete passare tutta la giornata a guardare le batterie, le finali delle gare, per l'amor di Dio. Ecco Nico, insomma, se vai a Berlino non passare tutto il tempo in vasca e neanche tutto il tempo a bere come ha fatto Mauro. Va bene, dai. Va bene, Mau, vuoi aiutare tu allora i nostri due che sono appena arrivati? Tu invece ormai sei il nostro compagno da sempre, a iniziare a parlare degli assoluti. Per dirci, sono... certo, come no. Allora, diciamo che questi assoluti sono serviti in parte per definire anche una squadra che comunque aveva già trovata il suo completamento dopo i sette colli, con l'innesto di due ultime pedine, che sono Giada Galizzi per la 4% stile libero in virtù del 55 ottenuto nella gara individuale e il 200 delfino di Pelizzari. Per il resto abbiamo alcune conferme, qualche dubbio e molti graditi ritorni. Uno tra i graditi ritorni sul podio è proprio quello di Federico Colbertaldo, che ci aiuterà sicuramente a avere un punto di vista personale sulle gare che si sono svolte a questi assoluti, che personalmente per qualche chiacchierata con il nostro amico Marco, la nostra, l'87% della nostra redazione, soprattutto aumenta tutte le volte, Mauro.
Beh, la parte numerica è lui, diciamo, e l'ha lasciato un po' perplesso. Lui è andato a vedere le gare e, insomma, erano gare un po' a metà, perché le gare senza pubblico lasciano un po' di amare in bocca, diciamo, la verità. Questo non so se Federico può dirci qualcosa sull'atmosfera degli assoluti di quest'anno e la loro collocazione. Ma sicuramente diciamo che hanno avuto una collocazione un po' infelice, secondo me, perché soprattutto il fatto di farli prima dei campionati giovanili, a farli così a ridosso, soprattutto li ha resi, diciamo che i giovani facevano fatica a se scegliere su quale delle due manifestazioni puntare, se puntare sugli assoluti o se puntare sui giovanili, quindi magari arrivano a fare le due gare, nessuno con due con una forma ottimale. E secondariamente, magari una volta, mi ricordo, i giovanili e gli assoluti erano come un premio per chi magari faceva un buon giovanile, faceva il tempo, andava a fare l'assoluto, era il top della stagione, diciamo. Invece adesso con una collocazione come questa, diciamo, i cadetti primo e secondo anno si trovano che magari dovrebbero essere quelli che nei prossimi anni dovrebbero fare il salto di qualità per passare poi in nazionale assoluta, si trovano senza una manifestazione internazionale di rilievo cui provare a ambire, perché di fatto quest'anno non c'era niente di alternativo agli europei, e sia senza appunto stimoli per far bene un campionato uno o l'altro. Secondo me è una programmazione un po' infelice, dove purtroppo ultimamente si sta cercando di privilegiare in maniera esagerata, secondo me, gli atleti che preparano l'europeo, che sono veramente pochi alla fine, e a discapito un po' di tutti gli altri. E poi questo ne risente il campionato italiano per presenza, partecipazioni, ma anche lo stesso modo di affrontare la gara, perché se si lavora tutta un'estate per fare un campionato assoluto a serie dirette, senza batterie finali, così in due giorni, che da un giorno all'altro ti comunicano anche che le gare vengono anticipate per poter andare a casa tutti prima, diciamo che non c'è il clima per fare le gare al top e cercare di... Nonostante ciò, comunque si sono viste alcune prestazioni interessanti, come quella della Galizia, ma anche la stessa Bianchi, che ha fatto 55,5. Il centro stile non è male, e poi magari anche altre prestazioni, ma insomma, purtroppo è, diciamo che secondo me si poteva fare di meglio. Ecco. E parliamone di queste prestazioni, perché la Ferraioli dimostra una forma da europei mica da ridere. Ah, sì, no, Ferraioli sicuramente ha fatto un grandissimo salto di qualità, me l'ho scordato, ma lei è da quest'anno che si è messa a lavorare in maniera diversa, secondo me con un tecnico molto preparato, per cui soprattutto anche con un bel gruppo, perché anche quella di Pietro si allenano sempre insieme, per cui vuol dire tantissimo questa cosa, sicuramente possono cercare di colmare un po' il gap con le nuotatrici nord europee e cercare magari, non lo so, una semifinale, penso sicuramente, magari anche di più, qualcosa, non lo so, lei dovrete aiutarmi voi, siete più esperti di me sul range. Mi sembra che questo tecnico molto preparato ne sta mettendo una dietro l'altra proprio ormai. È proprio così, e questo porta alla solita visione che abbiamo fatto insieme a lui tempo fa. Per quanto riguarda la semifinale, te lo dico subito, nel 100 stile libero il decimo tempo è 54,2. Se togliamo le due assenti, le due grandi assenti, la Promovi Giorgio e la Muffà, diciamo che con un tempo intorno ai 54 basso sei nei primi 16 tranquillamente. Ah, vedi, quindi sì. Poi secondo me anche... No, scusami se ti sto interrompendo. No, dicevo solo che anche nei 50 siamo più o meno lì, insomma. Sì, infatti. Poi diciamo che finalmente si è abbassato... un record storico, per quanto da un certo punto di vista dispiaccia. Sì, diciamo di sì, beh, a parte che i record sono fatti per essere battuti, poi comunque quando inizia anche, era un po' come diciamo il movimento delfino maschile qualche anno fa, era un po' carente, soprattutto nella parte della velocità, invece adesso è arrivato su un altissimo livello, io prima giovane, insomma, per cui penso che quando poi si smuove finalmente, poi dopo a valanga arrivano un sacco di buoni risultati, e penso sia il momento, insomma. Beh, per quanto riguarda invece gli atleti già convocati, sono state diverse le conferme, una di Lido ad esempio nei 100 farfalla a 58,1, a poche settimane dagli europei, mi sembra una,
Che è tornata, non so da quanto, però è tornata a allenarsi a casa, per cui anche questo ha influito molto sul suo exploit questa stagione, probabilmente. Ha trovato un certo equilibrio che l'ha permesso di migliorare molto. Una cosa, la Bianchi, tu mi dici un 55,5 l'ho visto nel 100 stile, ha tralasciato, diciamo, il delfino, penso volutamente. Ha fatto sì. Ho preferito lavorare su altro, di provare a fare altro con questo campionato, che secondo me da questo punto di vista non è sbagliato, perché se il campionato è un po' particolare, diciamo senza grosse necessità, si può cercare di provare a lavorare i velocisti che possono variare, voglio dire, possono provare a fare altro. Mezzo fondista queste opportunità non ce le ha. C'è un po' di proprio tu parli, no? Sì, no, guarda, io ti dico, per me purtroppo al massimo ho provato a fare 4 misti e 2 delfino, che non sono proprio gare, però diciamo che a livello giovanile qualche volta qualcosa ho fatto, a livello assoluto ho fatto malapena il tempo con gli assoluti, perché insomma, diciamo, posso fare così per svagarmi, ma adesso non è più il mio ambito. E ci sono rimasto molto contento di Fabio Scozzi, devo dire... un tempo incredibile, poi fatto la mattina, bravissimo, veramente bravo, un grande professionista. Infatti, guarda, era il nome che volevo citare che mancava, grazie. Stavamo tutti pensando a quello, ma infatti proprio volevo chiedervi, visto che ne abbiamo parlato l'altra volta, un mesetto fa, no? Di questo argomento, Fabio Scozzoli, europei sì, europei no. Perdi un secondo. Dimmi. Salutiamo intanto Nicolò, che ci deve lasciare. Ciao Nico. Perché è scappato proprio di corsa. Ok, l'abbiamo disturbato e ci ha fatto questo enorme favore, però ci deve lasciare, quindi prosegui pure. Sì, anche da parte mia ovviamente un ringraziamento a Nicolò. Dicevo appunto di Scozzoli, abbiamo affrontato anche la puntata scorsa, non so se vi ricordate, che abbiamo detto il trattamento giusto, sbagliato, convocarlo, non convocarlo. Ecco, poi per come si è evoluta la questione, cosa ne pensate adesso? Soprattutto da Scienzi, ovviamente, un'opinione, che lui è molto più dentro a questo mondo di noi. Sì, no, diciamo che non so bene come siano rimasti, però io penso che Fabio ha scelto di non fare gli europei perché non si riteneva a livello, perché lui dice giustamente, visto che comunque la stagione poi prosegue, anche subito dopo ci sono le tappe di World Cup, lui ha detto se sono a livello di far bene gli europei, bene, altrimenti punto già, come penso che voglia fare alle World Cup immediatamente successive, a fine agosto, quindi settembre, non solo le date. Sì, e sono d'accordo, scusami se ti interrompo, stasera. Aggiungerei anche che penso che sia perfettamente consapevole che per quanto ottimo in Italia 1.006 che ha nuotato, e sono veramente felice che sia tornato ad un livello ragionevole per lui, diciamo così, a livello europeo ancora non è... Però diciamo il suo standard. Partiamo da altre basi, quando lui faceva questo ragionamento con 67, secondo me c'è margine per ripensarci, anche perché tenendo conto che comunque dovevi nuotare fino a fine agosto, la stagione l'aveva pensata comunque in questa ottica qua, quindi non penso che anche eventualmente schierare gli europei, ma penso che sarebbe già uscita la notizia se avesse deciso altrimenti, quindi non lo so. Per cui probabilmente non li farà comunque gli europei, però già con 67 fatto la mattina, ci tengo a sottolinearlo, può provare a fare qualcosa di buono, ecco. Sono perfettamente d'accordo con te, Federico, veramente sì. E comunque è anche molto confortante, visto comunque l'entità dell'infortunio, sì. Comunque. Che ancora un mese fa faceva fatica a nuotare 1 e 2 o appena appena sotto, e adesso è sceso veramente di colpo, evidentemente il lavoro svolto ha funzionato bene, insomma, quindi il recupero è sicuramente porta a buon termine, ecco, diciamo così. Sì, davvero. Dunque, abbiamo appunto introdotto, direi, l'argomento europei, siamo qui, sono dietro l'angolo, e quindi dobbiamo per forza parlare di quelli che sono le possibilità della squadra italiana. Senza adesso fare una lista di nomi, mi interessava sapere da voi, che sicuramente siete gli esperti della questione, secondo voi quali sono le possibilità, quali sono i nomi riguardo alla squadra italiana che andrà a Berlino, che vi vengono in mente, e quali saranno poi le reali aspettative e possibilità di medaglia che possiamo avere?
Qualcuno vuole prendere la parola? Siete tutti timorosi? Sì. Il primo che parla si brucia. Dai Fabrizio, vai. Bruciamo Fabrizio questo giorno. Guarda, io mi sono sentito non più di 2 giorni fa con Greg, che appunto lo faceva arrabbiare un attimino per il fatto della notizia appunto che era rimbalzata che andrà in autunno a studiare nuoto in Australia, dicendo che se sperava di togliersi di dosso i fogliani non ce l'avrebbe fatta, visto che finisce nella piscina dove si sta allenando anche mia figlia, ma questi sono dettagli. con la spalla lui ha detto che sta molto meglio, quindi diciamo che il famoso, la tensione collo spalla che già gli aveva dato qualche problemino in precedenza sembra superato, e lui diciamo che dà affidamento, è affidabile. Poi dopo sicuramente non si dicono delle parolacce tirando fuori il nome della Pellegrini, però io ad esempio, tornando a un discorso diverso, io sono sempre molto contento appunto di Elisa Celli. Per me Elisa Celli è meritato. Poi dopo sai com'è, lì è prenderci si è bravi dopo. Ma anche Federico la citava l'altro giorno, l'ho detto anche prima, proprio per questo motivo, no? Direi che se posso intervenire su questo argomento, sì, certo, i nomi più importanti ed eclatanti per la nazione italiana sono sicuramente Gregorio e Federica Pellegrini. Ho buone aspettative per il dorso, incrociando le dita, per il dorso maschile, e sono parecchio curioso, anche perché è in gran fermento il dorso maschile, c'è un'ottima competizione tra i ragazzi, e quindi sono convinto che questo stimolo interno porti a far bene anche al di fuori. Ma comunque in generale ho un po' la sensazione che anche con questo ultimo exploit o questo miglioramento della Ferraioli, anche la nazionale femminile a livello di staffette possa cominciare a dire la sua, almeno a livello europeo, in maniera più solida del passato. Ecco, anche c'è anche un bel post sul forum su questo punto. Federico, non so, Mauro, voi cosa dite? Diamoci il favorito del nostro Carmine, perché nei 50 rana Toniato è sempre nei primi 5 della ranking list europea, e complice anche qualche assenza può dire la sua, ovviamente insieme a Mattia Pesce, però non dimentichiamoci, cioè, siamo sempre alla ricerca, tolto Spozzoli che al momento è indisponibile, di un valido ranista per la staffetta mista. Con tutto ciò aspettiamo di vedere le condizioni di Matteo Rivolta, che è un po' uccel di bosco in questo ultimo periodo, ma sì, dopo un inizio di stagione stupendo ha avuto diversi problemi e adesso staremo a vedere come si evolverà la situazione per quanto riguarda il delfinista varesino. Per quanto riguarda le ragazze, come dicevi tu, le staffette dimostrano una certa solidità al di là della Pellegrini. Ma io, se avessi qualche soldino sulla Pirozzi, qualcosina nei 400 misti ce lo scommetterei, perché è una ragazza in grande crescita, continua a migliorarsi e ha avuto la possibilità, già ne parlavamo nelle precedenti puntate, di preparare finalmente una grande manifestazione internazionale già dalla primavera. Quindi 400 misti e 2 delfino, le sue 2 gare questa volta sono state preparate, diciamo, per l'appuntamento fondamentale della stagione. Ma Detti l'avete citato o me lo sono perso? No, non l'abbiamo citato. Allora direi che ne può parlare Federico. Sì, Gabriele secondo me è fortissimo, per cui io onestamente credo che potrà fare veramente bene a questi europei. Adesso non ho ben presente il ranking perché non mi sono ancora ben documentato, però guarda, ti posso dire che negli 800 ha il miglior tempo assieme a Paltinieri, cioè 7.42.7, non penso ci fossero dubbi, e Paltinieri 7.43, gli altri sono lontanissimi, 7.51. No, infatti da quello che ho visto
io penso sarà nella colore due. Sì, fate voi. Come? Cosa? Il quarto tempo europeo è Pizzetti in questo momento. Sì, no, comunque no, di chi dei partecipanti dei quattro stile dovrebbe avere il quarto tempo. Ecco, lì magari io mi aspetto, io so che lo può fare, mi aspetto che possa fare un salto di qualità ulteriore, però deve imparare a usare di più, secondo me, perché non è ancora, fa fatica delle volte a imporre il suo ritmo e si tiene per lo sprint e purtroppo con 400 non è una tattica applicabile. Quello lì è secondo me il suo unico limite, dove deve lavorarci tanto, perché purtroppo 1500 finché c'è Greg diventa veramente improponibile per lui. Invece lui, essendo anche veloce, potrebbe specializzarsi molto di più sui 4, però deve imparare a tenere il suo ritmo fin da subito e fare la sua gara indipendentemente dal contesto. E parliamo se... Forse perché ha contato sempre molto sul cambio di ritmo che lui ha rispetto sì, a... Sì, però siccome è già lo sa che è il suo limite da un po' di tempo, ma ne abbiamo già discusso tante volte, lui sì. È veramente cosciente, mi dà perfettamente ragione, deve imparare a fare, perché purtroppo per fare il salto di qualità anche a livello cronometrico ci vuole... Una non base. Non si può pensare di farlo, di farsi fare sempre la gara, purtroppo. Se non puoi andare sempre con la lepre, devi farla anche tu. Sì, devi imparare a farla, esattamente. Poi ti viene più facile quando devi farla in un certo contesto. Parliamo infine dell'americano, Michel D'Arrigo. Anche lui è atteso a una conferma. Io sono sempre un po' perplesso. Aspetto di vedere qualcosa di un po' più concreto, sinceramente. E poi anche dopo... Anche noi, anche perché c'è bisogno per una staffetta che ritorni finalmente una staffetta. Io spero che lui riesca sempre a stare sereno, perché vedo una cosa in maniera ridotta che vedo anche con Balotelli, a scaricarlo troppo di aspettative, secondo me, e non fa bene un ragazzo, per cui io sinceramente spero che riesca a vincere un po' questo muro di aspettative che c'ha, che secondo me non è facile da gestire. Sì, sono perfettamente d'accordo, scusatemi l'assenza, ma la bimba è tornata e mi ha chiamato, non poteva non ricevere il bacino, e quindi direi, sì, sono perfettamente d'accordo con te, anch'io penso che le aspettative siano altissime e ancora deve superare proprio quel muro, sì, sono perfettamente d'accordo. Dimmi Fede. No, così sostanzialmente, per cui... Io spero che, secondo me, il 400 stile probabilmente è il più forte che c'è in Italia al momento, però anche lui deve imparare a gestire bene la gara, perché purtroppo all'estero non fanno sconti e non si può sempre pensare nel suo caso di stare in testa tutta la gara con facilità. Purtroppo a livello europeo bisogna combattere anche per un podio, per cui bisogna imparare a gareggiare in tutte le situazioni, con tutte le condizioni, contro qualsiasi tipo di avversario. Sì, da questo punto di vista il nuotare in America dovrebbe aiutare. Poi quest'anno per ora ancora non ho notato questo miglioramento nelle gare svolte qui in Italia, poi le gare americane sì, ho visto solo i tempi. Ha pagato un po' lo scotto di comunque fare il giro del mondo per gareggiare in Italia, che sicuramente non è facile. Non vorrei dire un'eresia, ma credo che quest'anno di gare centrate ne abbia fatta una. L'importante è che ne faccia una. No, io penso che se fa bene gli europei adesso, tutto quello che ha fatto prima non conta niente, giustamente, per cui la preparazione è stata fatta a modo, vedremo quello che è in grado di fare adesso agli europei. Perfetto, sì, ci siamo sovrapposti da buoni fratelli. Quindi proseguiamo, e ormai siamo in conclusione, però una parolina anche su quello che ci aspettiamo dagli atleti non italiani, sempre a Berlino. Direi Sjöström, come si pronuncia qua, sempre le solite problematiche che ci coinvolgono, e è la più attesa forse, dopo quello che è successo. Dopo quel record del mondo quasi maschile sui 50 del 50 farfalle che abbiamo ancora tutti nel tempo fuori da ogni qualunque idea, che da ogni aspettativa, che lei stessa non credo se l'aspettasse. Io ho visto, vedendo il video, è impressionante. Sì, sicuramente Sjöström, sicuramente Ossu, sicuramente tanti
In realtà mi vengono in mente quasi più nomi femminili che maschili, forse a livello maschile non vedo... I francesi? Sì, però magari non vedo il protagonista assoluto, quello che ti dà il protagonista dell'europeo, forse potrebbe diventare la protagonista dell'europeo e potrebbe essere proprio la Sjöström. Sicuramente non avrà vita facilissima, anche se penso che non discuterai 200 stile libero, questa è la mia impressione. Poi ma sicuramente se farà anche Agnelle cosa farà? Come? Sono curioso di vedere Agnelle dopo un anno di Bowman cosa fa. Infatti anch'io sono molto curioso, potrebbe fare il botto. Vediamo. In questo momento a Irvine gli atleti di Bowman non stanno facendo proprio benissimo. Speriamo che almeno Agnelle abbia mi sembra come dire, un complimento questo, non stanno facendo proprio benissimo. Non stanno facendo benissimo, insomma, la Schmidt è fuori dai Panpacifici e dai mondiali dell'anno prossimo, per ora Phelps non ha fatto grandissime cose, anche se oggi il 100 delfino, ok. Scusate, qua ci sono pianti in corso. E quindi insomma tutto il gruppo di Baltimora in questo momento non mi sembra che abbia ottenuto i risultati che si aspettavano, ecco. Quindi vedremo Agnelle. I nomi che mi sono segnato io, a parte quelli che ha già citato Matteo, sono sicuramente la Belmonte, che avrà il suo solito carico di gare stratosferico insieme alla Ossu, e quindi spero e penso che si sovrapporranno in alcune gare. Poi sono curioso di vedere la ranista danese, la Pedersen, che purtroppo non avrà possibilità di misurarsi nel duello sia con la Melutite, che non farà i 100 rana pare, né con la 200 rana con la Timova, per gli ovvi motivi che sappiamo. Mentre la Sjöström secondo me non avrà tanto vita facile nella velocità, perché la Alsa l'ha dimostrato di essere in forma, tutto sta a capire se era una forma per i giochi del Commonwealth, una forma che si potrarà anche per gli europei. Per quanto riguarda i maschi, sembra che il gioiello inglese della rana parteciperà e quindi vediamo. Quindi Pitti. Esatto, che cosa ci riserverà. E poi il duello della velocità con l'inglese Proud, che va a sfidare Manadou e Morozov. E poi non dimentichiamoci che i protagonisti saranno anche i protagonisti italiani, quindi i nostri mezzofondisti secondo me sono tra i maggiori protagonisti, saranno tra i maggiori protagonisti dell'europeo, e speriamo anche qualcun altro. E dei padroni di casa che mi dici? Qui mi cogli impreparato. Forse cogliamo impreparati anche loro? Sì, perché la Germania non, in realtà non ha delle grosse punte, è una nazione in difficoltà, in ricostruzione, diciamo così, è work in progress. Biedermann è sempre Biedermann, però si è un po' fermato. Hanno elevato il galleggiante. Stiamo a vedere nella rana se avremo la conferma dei progressi di Marco Koch e poco altro, ecco, vedremo. Koch. Va bene, studierò sul sito che mi ha indicato le pronunce. Forse è meglio qua, siamo tutti messi malissimi. Farò ammenda. Più limoncino per tutti, via. Però per la prossima volta, fino ad agosto, niente limoncini. Va bene. Allora dai, siamo in chiusura, allora facciamo così, una domanda per tutti, a bruciapelo, numero di medagliati, di medaglie azzurre agli europei di Berlino e poi chiudiamo. Comincia tu Mauro. 12 medaglie e almeno 3 titoli europei. Matteo? Io sono un po' più ottimista, io dico 15 e 4 titoli. Fabrizio? Io stavo pensando fondamentalmente ai titoli, stavo anche io sui 4 titoli. Sulle medaglie non saprei, spero sempre 50. Tanti... No, però l'outsider che infila, così, che entra e trova il bronzo è un grande premio, ecco, tutto sommato. Spero che 15 saltino fuori, sì.
Scienzi? Mi trovo impreparato, però sparare cifre a caso non è il mio lavoro, per cui so che su alcuni settori potremmo fare molto bene, ma fare una stima generale purtroppo non te la so fare. Come numero di titoli dici 3, 4, anche tu? Ma guarda, io ne so due sicuri, poi gli altri onestamente non mi sono. su quelli però non dubita nessuno, mi sa. No, io purtroppo quest'anno a livello europeo mi sono formato poco, per cui ho seguito le mie specialità e mi sono preparatissimo, ma sul resto molto meno. Certo che fermo. E poi come titoli potrebbe uscire qualcosa di più, visto che poi abbiamo a che fare anche con gli 800 maschili, non solo con i 1500. Sì, no, infatti. Due titoli. ma Fabrizio spera anche nei 4. I 4 la vedo già un po' più complicata. Però mai dire mai, ecco. Ma dai, speriamo. Io onestamente da sti ragazzi mi aspetto di tutto, per cui non mi pongo limiti. Perfetto, allora speriamo in un ricco bottino, intanto non mi resta che salutarvi, quindi un ringraziamento a tutti quelli che sono stati qui, quindi un ringraziamento a Mauro. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao Fabrizio. Saluti anche voi, alla prossima. Un salutone a Matteo e alla sua bambina. Ciao a tutti e guardate il nostro sito che l'abbiamo aggiornato tutto, è stato un grande lavoro e spero vi piaccia. E un ringraziamento anche a Scienzi, ovviamente. Buonanotte a tutti. Anche da parte mia, quindi un salutone, buona serata a tutti. Ciao. Ciao.